su colf e badanti si farà un ragionamento anche rispetto alla regolarizzazione di cui parlavo e all'emersione di cui parlavo prima. Non credo che sarà reddito d'emergenza. Non credo. Vediamo, non lo so. Tenete conto che in questa fase noi torneremo di nuovo, prima del reddito di emergenza ci sarà comunque un altro ristoro come quello dei 600 euro garantito a tutti quelli che si sono fermati. Questo succederà. Poi ci saranno settori come il turismo, la cultura, lo spettacolo, su cui invece la ripresa, la ripartenza sarà molto più complicata e lì allora sì, credo ci bisognerà pensare a provvedimenti più duraturi, transitori, ma non di brevissimo periodo e allora lì il reddito di emergenza dovrebbe pesare. Però, ripeto, non è tutto ancora deciso su questi. Per esempio, vi faccio un esempio, si sta discutendo. Se penso tu, si sta discutendo se è meglio per quanto riguarda il turismo dare un contributo alle famiglie che vanno in vacanza in Italia oppure usare quei soldi per sostenere direttamente le aziende. Cioè, ci sono una serie di cose. Tenete conto che stiamo facendo una manovra che è due volte la manovra di bilancio più grande che abbiamo fatto in questi ultimi anni, quindi, e non saranno neanche solo 55 miliardi, perché poi ci saranno interventi della Cassa Depositi e Prestiti e una serie di altri, ci saranno i finanziamenti europei, per cui non è tutto definito e stiamo ragionando su una manovra di grandissima complessità.